Altra puntata speciale di V per Videogiochi, questa volta dedicata ai giochi rari e costosi per PC Engine in tutte le sue forme ed espansioni presenti nel mercato giapponese. Il PC Engine era una console prodotta in Giappone da NEC in collaborazione con Hudson Soft, presente sul mercato tra il 1987 e il 1994. Nonostante il successo come produttrice di videogiochi, Hudson Soft voleva realizzare una nuova console che non utilizzasse le tradizionali cartucce come supporto di memorizzazione dei giochi, ma di sfruttare e migliorare la tecnologia delle B-Card, un supporto di memorizzazione simile ad una carta di credito realizzato dalla stessa Hudson Soft. Per fare questo aveva la necessità di trovare un partner per realizzare e mettere in commercio la nuova piattaforma. L'idea venne inizialmente proposta a Nintendo, che rifiutò con un colossale no. Ma Hudson Soft non si arrese e bussò anche la porta di NEC, all'epoca impegnata nella produzione di home computer, che colse subito l'occasione per inserirsi nel mercato delle console domestiche, sfruttando le conoscenze dei tecnici Hudson Soft. Dopo questa parentesi storica, iniziamo a scoprire i primi 5 titoli rari e costosi di questa classifica. Partiamo con Rake Samber 3, uno sparatutto scorrimento orizzontale a tema fantascientifico, rilasciato sul mercato giapponese da Data East nel giugno del 1992 per PC Engine Super CD-ROM 2. Questa espansione ha reso il PC Engine la prima console per videogiochi ad utilizzare il CD-ROM come supporto di archiviazione. Inoltre è stata anche la primissima macchina di qualsiasi tipo, computer o console, ad offrire software di gioco in formato CD-ROM. Il giocatore prende il controllo di un pilota di caccia che guida un'astronave schierata nel pianeta dell'impero Zul come rappresaglia per la distruzione di una nave madre partita dalla Terra, in un gioco che a prima vista ricorda molto R-Type. Il tutto si sviluppa in 6 fasi sempre più difficili e ogni stage è popolato da un vasto assortimento di forze nemiche aliene e ostacoli fino al raggiungimento del boss finale che dovrà essere abbattuto per proseguire nella storia. Oltre alla raccolta di potenziamenti e satelliti rotanti, la nave è anche in grado di eseguire una manovra di scatto per eludere il fuoco o gli ostacoli nemici in arrivo. Il valore medio di questo titolo si aggira intorno ai 150 euro. Stessa posizione e di pari valore è obbligo citare un gioco arcade di Namco che ha ricevuto una puntata speciale di V per videogiochi, ovvero Splatterhouse. Finché dura scorrimento laterale con tematiche horror, in cui impersoneremo Rick, che utilizzando la maschera del terrore affronta terrificanti creature nella ricerca della sua fidanzata. Gioco divenuto famoso per la sua violenza grafica, qui convertito su U-Card nel 1990. Per conoscere meglio tutta la storia celata dietro questo titolo, vi invito a recuperare la puntata nel link qui sopra. Quattordicesimo posto per Castlevania Rondo of Blood, edito da Konami e rilasciato su PC Engine Super CD-ROM 2 il 29 ottobre del 1993. L'obiettivo di questo platform adventure è quello di aiutare Belmont nel salvataggio della sua amata Annette, rapita da Dracula, attraverso 9 fasi di gioco con 4 percorsi alternativi. Rondo of Blood incorpora molti elementi visti nei giochi precedenti 8 e 16 bit di Castlevania, aggiungendo percorsi nascosti e ramificati attraverso i vari livelli del gioco, che potranno rivelarsi vere e proprie scorciatoie, come trasformarsi in una strada più lunga e difficile da percorrere. Successivamente questo gioco è stato convertito nel 1995 su Super Famicom con il nome Dracula X. Questa edizione per PC Engine si aggira intorno alle 190 euro. Posizione 13 occupata da Old Eyes, un gioco rilasciato per PC Engine Super Graphics, successore del PC Engine rilasciato 2 anni più tardi e considerato una vera e propria console domestica a 16 bit, con funzionalità grafiche e audio migliorate rispetto al suo predecessore. È l'anno 2020 e ancora una volta la Terra deve difendersi dalle forze del male. Tocca ancora a noi salire a bordo della nostra nave spaziale, dove cercheremo di liberare la Terra utilizzando al meglio le nostre armi e il nostro scudo protettivo, attivabile liberamente semplicemente tenendo premuto il tasto di fuoco, che sarà molto utile per sopravvivere in più di qualche occasione caotica. Oltre alle classiche armi possiamo equipaggiare la navicella con delle opzioni come in Gradius 3, che potranno essere impostate in 3 differenti modi: formazione fissa, che concentra tutta la potenza di fuoco direttamente in avanti, formazione a scudo con la rotazione di satelliti attorno alla nave, o formazione d'attacco per colpire tutti i nemici che si avvicinano troppo.
Questo titolo spaziale potrà essere vostro con 220 euro. Alla posizione 12 trova posto Kiki Kiki Boys o Mega Twins, un gioco arcade di Capcom con protagonisti due coraggiosi gemelli che si lanciano alla ricerca di una pietra leggendaria in grado di riportare la pace sul loro pianeta. Questo platform a scorrimento laterale è stato rilasciato originariamente nel 1990 in sala giochi e convertito su PC Engine 4 anni più tardi. All'inizio del gioco possiamo scegliere con quale gemello affrontare l'avventura e da quale dei tre stage iniziare su un totale di 9 livelli. Questo porting presenta un'edizione migliorata nella colonna sonora e aggiunge la possibilità di giocare in doppio, esclusa nella conversione per Mega Drive. Il colorato mondo di Kiki Kiki Boys entrerà nella vostra collezione se sarete disposti a spendere 220 euro. Undicesimo posto con un valore che si aggira intorno alle 230 euro per Gekisha Boy, un gioco piuttosto singolare pubblicato da Irem nel 1992, sempre in esclusiva per il mercato giapponese. In questo gioco curioso investiremo i panni di David, un fotografo dilettante che vuole sfondare nel mondo della fotografia. La sfida sarà quella di immortalare con la nostra fotocamera gli incredibili fatti che continuano ad accadere in città. Gekisha Boy è un action game lineare da sinistra a destra con il nostro protagonista che cammina in modo autonomo. I comandi che potremo offrire al nostro personaggio saranno quello del salto al fine di evitare gli innumerevoli ostacoli che troverà durante il suo difficile compito o accelerare il passo in entrambe le direzioni. Come potete ben immaginare, il ruolo fondamentale di questo divertente titolo sarà quello di scattare le foto. Avrete infatti il pieno controllo sul mirino, che potrete dirigere a vostro piacimento in qualsiasi punto dello schermo, assistendo ed immortalando le cose più assurde ed inimmaginabili che potete pensare, come dischi volanti che solcano i cieli, la Statua della Libertà che si anima, apparizioni di personaggi del cinema e del mondo della musica come E.T., Michael Jackson, Marilyn Monroe o addirittura l'apparizione della DeLorean di Ritorno al Futuro e così via. Il nostro compito, non facile, è quello di fotografare queste bizzarre situazioni nel momento in cui hanno luogo, al fine di conquistare più punti possibili. Questi eventi richiedono una grande dose di tempismo e riflessi per essere immortalati, visto che accadono in una frazione di secondo, magari proprio mentre siete impegnati a saltare un ostacolo. Prima di affrontare ogni livello vi verrà comunicato dal vostro capo il punteggio minimo che dovrete raggiungere per passare allo stage successivo e in caso di non riuscita si dovrà iniziare lo stage da capo. E con questo curioso titolo si conclude questa prima parte di classifica dedicata ai giochi rari e costosi per PC Engine. I prezzi che cito sono solamente indicativi perché il prezzo finale sarà determinato dalla sua completezza e qualità di conservazione. Noi ci vediamo in un prossimo video.